Iniziamo questa serata che si inserisce nelle attività del nostro progetto MultiScale U, dedicato alle sfide della cittadinanza odierna e all'educazione civica, che noi intendiamo come un'attività imprescindibile e continua a tutte le età, strettamente collegata con la dimensione politica delle nostre esistenze. Sarà il primo incontro di una serie. E vorremmo spendere due parole sul metodo prima di iniziarlo. Come avrete visto nella locandina, sono previste delle brevi relazioni introduttive che però saranno seguite da un dibattito con i partecipanti. E come abbiamo scritto, pensiamo che tanto l'interpretazione dei problemi quanto l'identificazione di soluzioni creative condivise necessitano per definizione sforzi cooperativi basati su un'autentica volontà di contaminazione reciproca tra punti di vista diversi. Questa frase non vuole essere una frase retorica, ma è per noi un'esigenza vitale, soprattutto oggi che viviamo in uno stato di emergenza che appare perpetuo. Dobbiamo recuperare e difendere la capacità di discutere, di accogliere e stimolare pensiero divergente, critica libera e reciproca, fondata sull'interesse comune e autentico di affrontare problemi reali che ci accomunano. TV e mass media ci restituiscono il modello di un dibattito che è in realtà esibizione di narcisismi. Il problema che aggiungiamo a questo è anche il fatto che la concorrenza, che sappiamo benissimo che è il principio fondante per la nostra vita economica, in realtà è diventata invadente anche in ambito accademico, di ricerca scientifica e di dibattito intellettuale. E ci sembra che soffochi ormai una delle basi stesse della vita democratica, cioè il riconoscimento prioritario da dare a un bene comune che va cercato assieme, non è preordinato, bisogna cercarlo, ma si può cercare solo assieme, non si può demandare o delegare a qualcuno che si specializza per questo. E noi con questi incontri intendiamo agire in questo modo. Abbiamo coinvolto questa sera, siamo molto grati che abbiano accettato il nostro invito, la professoressa Ulrike Guerau, che insegna politica europea all'Università di Bonn e ha fondato e dirige lo European Democracy Lab con sede a Berlino, e il professor Fabio Vighi, che insegna Critical Theory all'Università di Cardiff. Tutto quello che diremo stasera sarà proprio sotto il segno di una domanda condivisa che preme con urgenza: che fare? E questa questione dipende fortemente dal modo in cui leggiamo quel che accade intorno a noi. Per questo l'idea è di scambiare assieme a Ulrike e Fabio punti di vista, informazioni, preoccupazioni e possibilità di costruire un futuro che, a partire dalle competenze e dai percorsi di ciascuno, ci permettano una lettura critica più profonda e pregnante del momento storico in cui ci troviamo. Ovviamente, oltre che con Ulrike e Fabio, con tutti voi che siete qua presenti questa sera. Diamo perciò la parola innanzitutto a Fabio Vighi, appunto, perché ci dica quello che ne pensa lui di questi 2 anni e di che cosa è successo dal suo punto di vista. Ok, va bene, grazie Spaesati, grazie per l'invito, grazie Francesco e Daniela, saluti a tutti. Dunque, io andrò un po' a braccio, nel senso che ho parlato molto in ambito anglosassone di questi ultimi 2 anni di pandemia, e proprio stamattina parlavo anche con una radio in Irlanda della guerra, insomma, in Ucraina, per cui cercavo di mettere insieme le due emergenze e cercherò di fare una sorta di contestualizzazione di quello che chiamo capitalismo emergenziale, cioè mi pare sia una nuova fase in cui siamo entrati proprio in modo esplicito da 2 anni, dove abbiamo appunto un certo tipo di capitalismo, di cui ora cercherò appunto di fare il contesto.
che si serve appunto per necessità quasi di emergenze globali. Prima il Covid, poi la guerra in Ucraina, nessuno sarà sfuggito il timing, proprio il tempismo perfetto, diciamo, del passaggio dall'emergenza da virus all'emergenza da questo nuovo virus, appunto più visibile, diciamo, più concreto, che è appunto la guerra, in particolar modo Putin e la Russia, di questi giorni. È stata veramente una transizione perfetta, no? Voglio dire, non si è visto nulla in mezzo proprio, è stata una transizione di emergenzialismo perfetta. Prima di arrivare a parlare di questa cosa, volevo fare un attimo di un po' il contesto, cioè dire una cosa che probabilmente già sappiamo, ma che comunque credo debba essere puntualizzata. Il contesto sono più di 40 anni intanto di neoliberismo, che significano innanzitutto, dal mio punto di vista, soprattutto una finanziarizzazione dell'economia capitalistica sempre più accelerata in questi ultimi anni. E questa finanziarizzazione del capitalismo effettivamente fa una cosa di cui ci stiamo rendendo conto, perché appunto la sentiamo sulla nostra pelle, che è una sorta di capovolgimento della logica classica di estrazione di valore nel capitalismo. Cioè si passa da un'economia reale in cui la base è il lavoro umano, cioè l'estrazione di profitto, di plusvalore fondamentalmente, poi di profitto dal valore umano, dal lavoro umano, quindi lavoro salariato, a un mondo capitalistico in cui domina ovviamente il mondo finanziario, la finanza, dove non è il lavoro umano che viene messo al lavoro, appunto, non è l'uomo che viene messo al lavoro, ma è il denaro stesso che viene messo al lavoro, no? Per cui è un'economia appunto speculativa, iperspeculativa e iperindebitata, per cui servono quantità sempre più mostruose di debito per poter far funzionare il sistema finanziario. Quindi c'è stata una accelerazione esponenziale, credo, negli ultimi 10-15 anni, in particolare dal post-crisi 2008, di un capitalismo a trazione finanziaria che necessita, come dicevo, di strumenti sempre più straordinari di creazione di denaro artificiale nella forma del debito a basso costo che deve essere iniettato dentro il sistema finanziario per poterlo fare funzionare. Quindi c'è questa sorta di doping monetario che ormai è diventato una realtà di cui conviene appunto rendersi conto, perché il capitalismo stesso, le nostre vite stesse, non dimentichiamo che la ricchezza capitalistica è quella che informa la nostra esistenza, le nostre identità, la nostra cultura, nel senso che è una forma totale. Ecco, questa forma di capitalismo finanziario ormai necessita appunto di queste iniezioni sempre più mastodontiche di quello che Marx avrebbe chiamato denaro fittizio, valore fittizio, cioè valore che si crea attraverso speculazione, attraverso strumenti di speculazione sempre più complessi, sempre più sofisticati, no? Come i derivati, per esempio, che sono una galassia persino inesplorata, nel senso che non sappiamo esattamente quanto denaro venga messo in questa galassia e quanta speculazione ci sia. Ma si tratta di un tipo di speculazione, un tipo di valorizzazione che ha assunto, diciamo, una certa indipendenza e autonomia dalla sua base, dalla base del valore reale. Nel senso che sappiamo benissimo che c'è una sproporzione enorme tra le valorizzazioni di mercato finanziario e invece, diciamo, la creazione di valore economico nell'economia reale. Se pensiamo che l'Apple, che ha un market cap, cioè un valore di mercato di 2,6-7 trilioni di dollari, cioè 1.000 miliardi di dollari, fa lavorare tipo, non so, 80.000, 100.000 persone. Quindi c'è una sproporzione enorme tra il valore finanziario e il valore reale della nostra economia. E noi siamo sempre più dipendenti, in modo appunto
come dire, come fosse una droga quasi, no? Dall'economia finanziaria, cioè dal valore che si crea in finanza. Quindi il centro gravitazionale negli ultimi 40 anni, il centro gravitazionale del capitalismo è passato chiaramente ad essere l'economia speculativa finanziaria, dei mercati finanziari, no? Quindi siamo in questa condizione oggi che penso abbia subito una accelerazione enorme dal 2009 in avanti, da quando cioè è subentrato un nuovo strumento finanziario che appunto permette al sistema di riprodursi, di riprodurre le sue condizioni di possibilità. E questo strumento finanziario è quello che è stato definito con un termine tecnico molto neutrale, quantitative easing, no? Sono praticamente programmi di acquisti dalle banche centrali che, acquistando appunto titoli finanziari, inclusi buoni del tesoro e securities, eccetera, iniettano, pompano quantità enormi di denaro dentro il sistema finanziario per sostenerlo. Quindi negli ultimi 10 anni, come dico, 10-12 anni dal 2009 più o meno a questa parte, abbiamo visto un utilizzo spropositato di questo strumento monetario, la cui funzione appunto è quella di sostenere un sistema capitalistico sempre più a traino della finanza. E la mia analisi rispetto al Covid e anche ultimamente rispetto alla guerra si basa su una constatazione che, arrivati al 2019, più precisamente a settembre del 2019, questo sistema finanziario, che funzionava attraverso queste iniezioni delle banche centrali, in particolare la Federal Reserve, ovviamente, no? Che è la banca centrale più potente al mondo perché ha il privilegio di poter creare dollari, e i dollari sono la valuta internazionale, no? Per cui la Federal Reserve stampa denaro dal nulla, stampa dollari, quantità enormi di dollari dal nulla, le inietta nel sistema finanziario e permette, diciamo, nella forma di debito a basso costo, perché chiaramente i tassi sono stati, come sappiamo, i tassi di interesse, il costo del denaro è stato tenuto bassissimo, no? Negli ultimi 10-12 anni, affinché appunto questo sistema di speculazione finanziaria si possa riprodurre. Dicevo, nel settembre del 2019 si è avuta però una sorta di... si è riproposto lo stesso problema che si era proposto nel 2008, cioè si è avuta una crisi di liquidità in un settore del mercato finanziario, in un settore di Wall Street che si chiama repo market, che è il settore dei prestiti interbancari centrale a tutto il sistema finanziario, ha causato una potenziale crisi di tutto il sistema, un potenziale market crash, le cui conseguenze sarebbero state disastrose per tutti, non solo per il mercato finanziario, ma anche per l'economia reale, che appunto è a traino di quella finanziaria. Per cui la Federal Reserve è intervenuta aumentando in modo esponenziale appunto la produzione di denaro dal nulla, creando questi quantitative easing, enormi rispetto ai precedenti quantitative easing, che hanno appunto consentito tappare in un certo senso le falle che si erano create nel mercato finanziario. A questo punto però si sono resi conto che per continuare a creare queste enormi quantità di denaro dal nulla e inserirle nel sistema economico finanziario servivano emergenze, cioè serviva innanzitutto riuscire a in qualche modo drenare la richiesta di denaro nell'economia reale, perché appunto se ci fosse stata una richiesta di denaro, sappiamo che l'economia reale è fondamentalmente a credito, si sarebbero avute dei problemi, primo tra cui l'inflazione, un'inflazione appunto che avrebbe avuto, come dire, un carattere quasi iperinflazionistico. Per cui io penso che la funzione del Covid sia stata quella appunto in qualche modo di ingessare l'economia reale permettere alle banche centrali, in particolare la Fed, di sistemare il sistema finanziario che era di nuovo in crisi. Ma
una crisi che sarebbe stata ben più grande rispetto a quella del 2008, perché nel frattempo si era iniettato molto più denaro, quindi le bolle, questa mega bolla, questa everything bubble, come viene chiamata appunto, cioè una bolla di tutti gli asset finanziari a cui stiamo ancora assistendo oggi, nel frattempo si era ingigantita ancora di più. Quindi questo per dire che siamo appunto in questa sorta di degenerazione perversa della come dire, ricetta originale del capitalismo, che è quella appunto di mettere al lavoro le persone, gli individui, attraverso il salario, no? E si riproduce attraverso questo tipo di ricetta, mentre oggi chiaramente siamo a traino di un capitalismo dove è il denaro che deve essere fatto lavorare, no? nel sistema finanziario. Quindi non mi stupisco affatto che ci sia stata una nuova emergenza subito dopo quella del Covid, cioè nel momento in cui il Covid comincia un po' a svanire, no? la funzione del Covid comincia a svanire perché per vari motivi ci si rende conto che le contraddizioni ormai sono insostenibili, no? In Canada si è avuta una crisi, una protesta molto forte, i vaccini, si è capito che ci sono contraddizioni enormi, dopo 2 anni appunto di sfruttamento in un certo senso, di strumentalizzazione perlomeno di questo virus, si è passati in modo così spontaneo quasi, no? Ad un altro piano emergenziale che ha creato più o meno le stesse condizioni del Covid, cioè ha permesso attraverso stati di emergenza, ha permesso alle banche centrali di continuare a fare quello che hanno fatto durante il Covid, cioè queste politiche monetarie assolutamente emergenziali, appunto, per cui non si alzano i tassi di interesse, per cui continuano ad arrivare montagne di denaro creato dal nulla, un denaro che ha un effetto inflazionistico, l'abbiamo visto, appena si sono riaperti, appena si è riaperta l'economia reale e le transazioni appunto nell'economia reale, si è subito sentito il peso dell'inflazione che è scappata, no? Nonostante all'inizio tutti ci dicessero che in realtà non era un problema, che era transitoria, che non c'erano appunto non c'era il rischio di un'inflazione strutturale, invece io credo che ci troviamo proprio dentro a questo problema, l'improblema di un'inflazione strutturale che sicuramente non verrà combattuta con un rialzo dei tassi dello 0,2 o dello 0,25 o dello 0,50 anche, no? Questo non farà appena il solletico probabilmente a questa inflazione. Quindi dal mio punto di vista siamo in questa nuova fase di capitalismo emergenziale che per poter riprodursi ha un bisogno, ha una necessità proprio impellente di emergenze che possano permettere appunto queste politiche monetarie eccezionali, le cui conseguenze però le pagheremo noi attraverso impoverimento, l'inflazione fondamentalmente causa l'impoverimento delle popolazioni, soprattutto le classi più basse e quelle medie ovviamente, no? E controllo, perché l'altro strumento che abbiamo visto in atto, messo in atto appunto in questo periodo, è un controllo di tipo autoritario delle nostre vite, in vari modi, attraverso la digitalizzazione, attraverso i vari pass, che c'è, super green pass, eccetera, che sono stati messi in campo, permettono appunto un controllo sempre più capillare delle popolazioni, utilizzando appunto, diciamo, la giustificazione delle grandi crisi globali, dal Covid alla guerra tra Russia e Ucraina. E da qui poi potrebbero partire tante considerazioni rispetto appunto alle cause reali di queste crisi, che appunto sono talmente connesse con un sistema dopato di denaro artificiale, ripeto, questo è il problema fondamentale. Il nostro sistema capitalistico oramai funziona solo attraverso questo doping monetario, questi flussi di denaro creato dal nulla, dalle banche centrali che sostengono sia i debiti degli stati. Noi sappiamo che il debito italiano, per esempio, se la Banca Centrale Europea dovesse smettere di comprare il nostro debito, saremmo in grossa difficoltà, no? Per cui, in un certo senso, le emergenze ci fanno comodo, nel senso che possiamo chiedere aiuti, possiamo chiedere alla banca centrale di comprare il nostro debito e in qualche modo
diciamo, campare, tirare a campare, andare avanti ancora un po' con questo tipo di logica, anche se chiaramente una logica che alla fine è assolutamente controproducente, perché la bolla finanziaria, le bolle finanziarie che nel frattempo si formano, prima o poi dovranno scoppiare, no? È impossibile continuare a gonfiare queste bolle finanziarie all'infinito, prima o poi ci sarà il famoso redde rationem, no? Per cui dovremo fare i conti con questo tipo di, appunto, degenerazione, io credo, finanziaria della nostra economia. L'altra cosa che volevo dire sinteticamente, non voglio rubare troppo tempo, poi magari mi fermeranno Francesco e Daniela, volevo dire solo che non credo che diciamo questa svolta neoliberista, che da più di 40 anni ormai, con la quale appunto abbiamo a che fare, sia semplicemente una questione di, come dire, avidità dei banchieri o avidità degli uomini dell'alta finanza. Io credo che sia una necessità del sistema, nel senso che il sistema capitalistico a un certo punto, negli anni 70, no, si scontra con il limite di un certo tipo di capitalismo, il limite interno di un certo tipo di capitalismo, e cioè il capitalismo del keynesiano, fondamentalmente, quello iniziato e comunque sostanziato dall'accordo di Bretton Woods nel 1944, che è durato appunto fino alla stagflazione degli anni 70, cioè appunto alla crisi del sistema stesso di Bretton Woods, che ha creato le condizioni per necessità di questa svolta, appunto, di questa rivoluzione neoliberista, come viene definita, che ora credo sia anch'essa, diciamo, arrivata al proprio limite riproduttivo, nel senso che si sta scontrando appunto contro il limite della finanziarizzazione dell'economia. Se è vero, come sembra vero, che questo tipo di finanziarizzazione dell'economia deve essere supportata da questo elemento esterno che è, diciamo, l'emergenza come continuativa, è un'emergenza senza soluzioni di continuità, come la stiamo vivendo oggi. Insomma, la cosa più sintomatica di quello che stiamo vivendo è proprio, come dicevo all'inizio, una condizione di emergenzialismo permanente, che ormai ha quasi questo, come dire, sembra quasi perenne, cioè il capitalismo non può continuare a riprodursi, questo sistema, senza l'appoggio di emergenze globali che consentano appunto queste altrettanto appunto emergenziali, l'utilizzo di queste misure monetarie assolutamente emergenziali, giustificate appunto dall'emergenzialismo. Ci sarebbero tante altre cose da dire, però penso di aver già parlato abbastanza, magari poi ne discuteremo dopo. Volevo solo fare un'introduzione al contesto, per come lo vedo io, in relazione appunto a quello che stiamo, alla condizione appunto che stiamo vivendo oggi, che sicuramente non è delle più felici. Direi perfettamente calzante rispetto all'aspettativa e alla richiesta, questa introduzione, quindi appunto non calzante forse rispetto ai desideri, ma non siamo qui per confondere i desideri con la realtà, temo, quindi siamo al massimo qui per cercare di capire su quali basi di realtà fondare la realizzazione dei nostri desideri, ammesso che ce ne siano ancora. Quindi grazie mille Fabio. Nous passons la parole à Ulrike. On n'a pas organisé du point de vue pratique la traduction, mais je pense qu'on pourrait très bien s'organiser maintenant. Donc, si tu veux, tu peux prononcer quelques phrases, et puis après t'interrompre et me laisser te traduire. Comme ça, on fera. Buonasera a tutti, come capito un poco italiano, donc capito Fabio et ce qu'il a dit, on a convenu avec Francesco, je parlerai français, si l'anglais est mieux pour vous, je pourrais aussi parler anglais. Je suis allemande et poco italiano, mais capito, voilà. Grazie a tutti de m'avoir invité. Je suis très honorée en tant qu'Allemande d'être ici dans un groupe italien et j'ai sympathisé tout de suite avec l'idée que Francesco m'a étalée
qui était l'idée qu'il faut une espèce de reconstruire une hégémonie de gauche, donc une pensée où on a une pensée globale, mais tout le monde, sur le fond, peut s'y investir. Et je vais réagir à Fabio, que j'ai connu parce qu'il a fait plusieurs vidéos en Allemagne, dans un groupe un peu de rébellion où je participe, qui s'appelle Alles auf den Tisch. Et Fabio a contribué avec un vidéo et j'ai beaucoup utilisé les analyses de Fabio qu'il a fait sur son blog pour mes propres pensées. Donc, okay. Je t'interromps pour traduire, si tu veux. D'accord. Allora, Ulrike, al di là del fatto che partecipa molto volentieri qui fra di noi in un gruppo italiano, in quanto tedesca, due cose ci ha detto in questa, diciamo, introduzione del suo discorso. Uno, il fatto che effettivamente noi abbiamo preso contatto sulla base di un'idea che riguarda la gauche, cioè la sinistra, la cultura di sinistra, non intesa nel senso partitico dei partiti che esistono, ma intesa nel senso di una analisi oggettiva del fatto che in questo momento alcune idee, che un tempo erano idee forti di una cultura che si autodefiniva di sinistra, sembrano o sparite almeno dalla situazione generale del dibattito pubblico, oppure sembrano svuotate di senso, parole un po' vuote rispetto alla loro sostanza, al loro significato. E quindi in una visione globale, generale, del panorama dello spettro politico, ci sembra che sarebbe importante riportare sostanza a quelle idee, non perché siano le uniche o le migliori in assoluto rispetto ad altre, ma perché mancano, sono quelle che forse veramente in questo momento non agiscono nella realtà, mentre tante altre idee sono più appannaggio di altre tradizioni politiche lo fanno. E nel caso di Fabio, in realtà lei conosce Fabio Vighi, così come noi d'altro canto, dai suoi interventi che sono stati numerosi in questi anni, in particolare anche molti video che potete trovare voi stessi in realtà, tra cui uno in un gruppo di ribellione, come l'ha definito Ulrike, che è Tutti sulla tavola, credo che si traduca dal tedesco, tout le monde sur la table, n'est-ce pas? Cioè, alles auf den Tisch, in cui ha fatto un intervento Fabio, da cui lei stessa, Ulrike, ha tratto diversi spunti di analisi, anche perché sta per uscire un suo libro sul Covid e sulla pandemia in tedesco in questi giorni in Germania. Allez-y. Donc, je ne vais pas répéter l'analyse de Fabio que je partage intégralement. En fait, tout est lié au système financier. On sait ça depuis la crise de l'euro ou la crise bancaire il y a 10 ans. Hein? Je pense que c'était le début de la fin, si vous voulez. Donc, je ne vais pas répéter, je vais seulement vous donner deux noms allemands qui, en fait, partagent l'analyse et qui sont très forts sur cette analyse. C'est Ernst Wolf, c'est Wolfgang Streeck. Et donc, en fait, il y a les mêmes analyses qui sont faites en Allemagne et je pense que c'est très important. D'accordo, quindi Ulrike non ripeterà l'analisi di Fabio, che fa propria e che condivide pienamente, ed è chiaro a tutti in realtà che c'è questa dimensione strettamente legata alla finanziarizzazione del sistema economico, legata appunto alle crisi che stiamo vivendo, a partire dalla crisi dell'euro, e in Germania ci sono due figure, Hans Wolf e Wolfgang Streeck, okay, che hanno fatto analisi analoghe a quelle di Fabio. Questo, non so se Fabio li conosceva, può essere anche interessante dal punto di vista degli altri. E peut-être Norbert Hering, che è un socialdemocrate, en fait, qui fait beaucoup de ces analyses. Mais je vais prendre un autre angle. Et l'angle que je vais prendre, c'est l'angle de l'Ouest, enfin l'Alliance, le West tel qu'on l'a conçu. Et je vais en fait faire 3 points. Et en fait, le point que je veux faire, c'est que si on veut reconstruire l'Europe, enfin l'Europe a un plan utopique, un plan pour couper avec les tendances financières, je pense qu'il faut prendre 3 mouvements et les regarder ensemble. Et les 3 mouvements, c'est que ce qu'on appelle, disons, le système des élites libérales, dites libérales, d'aujourd'hui,
sont en train d'installer une autorité, un capitalisme autoritaire. Que ce soit Olaf Scholz, que ce soit Macron, Trudeau, je ne sais pas qui, on voit qu'aujourd'hui, en fait, les élites dites libérales qui ont conçu l'Union, donc réservoir de la paix, l'Union européenne et tout cela, sont en train, eux, d'installer une espèce d'autoritarisme capitaliste. Tout ce que Fabio vient de dire, le système financier est le economic driver de tout, c'est-à-dire que maintenant, on va avoir les contrôles sur le cell phone, le pass COVID, le green pass et tout. Donc, en fait, le premier point, les élites, le establishment est en train lui-même de devenir autoritaire. Ça me rappelle, moi, je pense que vous connaissez cette scène de Charlie Chaplin dans le film Dictator, où en fait il prononce ce discours où il commence, on est pour le bien, on veut le bien, on veut le bien de tous, voilà. Il s'échauffe, Charlie Chaplin, dans ce film, et on voit très bien le mouvement où après tout le monde devient fasciste pour vous, ou autoritaire pour vouloir le bien. Et je pense que c'est ça le premier problème de self-critique, de mettre en question en fait le modèle libéral européen, parce que on veut trop de bien, on va devenir autoritaire, donc capitalisme autoritaire. Ok, allora, quindi il punto invece, partendo appunto e dando, diciamo, mettendo sullo sfondo come valida assolutamente l'analisi finanziaria, il punto su cui si concentrerà Ulrike Guerau in questo suo intervento è l'Occidente. E rispetto a questo punto Occidente, dentro il quale sta naturalmente la questione Europa e costruzione europea, da ricostruire, da analizzare in modo critico, tre aspetti in particolare, lei punterà l'attenzione su tre aspetti, che ha raccontato intanto il primo. Il primo di questi aspetti, naturalmente quando parla di Europa, ha sottolineato Europa da ricostruire secondo un ideale che non si è ancora realizzato, che non si è mai realizzato per ora, è un ideale che esattamente taglierebbe i ponti con le dinamiche di cui ci parlava lo stesso Fabio prima. Il primo punto riguardo a questa questione da sottolineare è il fatto che le elite cosiddette liberali, europee e non soltanto europee, lo stesso Trudeau in Canada, per esempio, cosiddette appunto liberali, in realtà si stanno chiaramente muovendo verso un modello di capitalismo autoritario, un modello di controllo che passa attraverso mezzi tecnologici della digitalizzazione e di cui ciò che noi abbiamo cominciato a vivere attraverso, per esempio, i pass, le sue varie forme legate al Covid, è una sorta di assaggio. E questa movenza verso delle elite liberali, che si autoproclamano liberali, ma che ci portano verso un modello in realtà autoritario, di fatto, di gestione della società, le ricorda irresistibilmente il famoso film di Charlie Chaplin, Il grande dittatore, nel quale appunto Charlie Chaplin, nei panni del grande dittatore, proclama di volere il bene di tutta l'umanità, il bene di tutti, e di agire per il bene. A forza però di agire per il bene e voler diffondere questa sua idea, in realtà il mondo diventa fascista, integralmente fascista. E c'è qualcosa evidentemente di analogo forse in quello che stiamo vivendo, in cui i proclami non corrispondono al processo reale. Voilà. Donc, l'Europe perd la liberté, les élites libérales perdent la liberté, hein? Premier point. Deuxièmement, deuxième aspect dans le tableau, c'est le débat postcolonial. Donc, pour être court, l'Europe perd sa suprématie. Depuis Columbus à aujourd'hui, 500 ans de suprématie mondiale sont finis. Hein, c'est fini parce qu'on parle de la restitution des objets, de l'art, les ressources humaines. Donc, il y a ce débat aussi qui, en fait, grignote à la suprématie occidentale et donc l'Europe qui croit toujours aux lois du bien. Donc, si mon premier point était de dire « l'Europe trahit la liberté », mon deuxième point, c'est de dire « l'Europe perd sa suprématie ». Et c'est difficile à avaler parce qu'on a toujours cru que c'est pour le bien, voilà. Donc là, maintenant, on est en train de réagir, enfin de réfléchir ou de réaliser
qu'on était dans un leurre ou dans, qu'on était dans un mensonge d'une certaine manière. Et psychologiquement, c'est toujours difficile d'accepter qu'on a été dans un mensonge. Et le débat postcolonial nous force, nous Européens, de constater qu'on était dans un mensonge. Deuxième point. Ok, se il primo punto ci dice che l'Europa all'interno dell'Occidente sta vivendo questa migrazione, diciamo, verso dei modelli autoritari e perdita o allontanamento da quello liberale, il secondo punto che ci sottopone Ulrike Gero è quello del postcolonialismo, del processo postcoloniale, che invece è un rosicchiare la centralità dell'Occidente, ma dentro questo rosicchiare la centralità dell'Occidente, nel quadro del nostro presente, mette l'Europa in particolare di fronte a un fatto di realtà, cioè la perdita della sua centralità. Una perdita di centralità ancora oggi. Ancora oggi. Un microfono. Ok, una perdita di centralità che con la quale ancora oggi non ha fatto i conti la coscienza europea, che è vissuta in una sorta di menzogna, di illusione, e che sta scoprendo oggi anche dal proprio interno, come riflessione interna legata a tutto il processo di riflessione, per esempio sulle opere d'arte trafugate ad altri popoli, ad altre zone del mondo, eccetera, sta scoprendo appunto di averla perduta. E questo quindi è il secondo punto da avere presente sulla cornice europea in modo specifico in cui ci troviamo. Voilà. Voilà. Donc, troisième point. Donc, premier point, l'Europe trahit la liberté. Deuxième point, l'Europe perd sa suprématie. Troisième point, l'Europe perd son architecture de sécurité. Et ça, c'est l'Ukraine. C'est pourquoi Corona et l'Ukraine sont liés. Un, parce que les médias ont la même forme de discours tordu, mais deux, parce que cette illusion que nous, on a la, comment dire, la vérité sur l'ordre de sécurité, que nous, on est les bons, que nous, on fait les bonnes guerres en Irak, mais Poutine fait des mauvaises guerres en Ukraine, toute cette hypocrisie, d'une certaine manière, part aujourd'hui et tout le monde peut le voir. Donc, je suis absolument convaincue que l'agression de Poutine est absolument contestable. Je suis désolée de la tragédie en Ukraine, que l'Ukraine devient le champ de bataille pour un conflit. Mais, having said this, je suis aussi convaincue que l'escalation ne sert à rien, que la montée aux armes et que les crédits militaires, notamment appliqués par mon pays, 100 milliards là récemment pour l'Ukraine, amènent à rien. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on est en train de monter en guerre dans des guerres anachroniques qu'on voulait faire en fait avant 89, dans un ordre de Cold War, alors qu'aujourd'hui, 30 ans après, l'Europe a raté sa chance de construire une architecture de sécurité eurasique, enfin de Lissabon à Vladivostok, et que l'hypocrisie européenne, dite ou alors l'hypocrisie de l'Alliance, de l'OTAN, en fait, s'écroule aussi. Et donc, ça c'est mon troisième point. Et les trois points ensemble, l'Europe trahit sa liberté, l'Europe perd sa suprématie, et l'Europe, en fait, est en train de voir que son architecture de sécurité ne marche plus, que son dominance de l'Ouest ne marche plus, que cette narration que c'est la fin de l'histoire, Fukuyama en 92, que c'est fini, les trois choses, en fait, sont une offense à l'Europe, qui a toujours cru que nous, on est les bons. Et je pense que... Je t'arrête là pour traduire. Il terzo punto riguarda lo sgretolarsi dell'architettura della sicurezza in Europa. Quindi il terzo punto, che ancora una volta connette Occidente ed Europa, ma nel quale l'Europa in particolare vede appunto terminare un'altra fase, forse un'altra illusione o un'ipocrisia, come alla lettera giustamente dicevi, riguarda l'architettura sulla sicurezza ed è ciò che connette la crisi del coronavirus alla crisi in Ucraina, naturalmente. Ora, questa crisi in Ucraina naturalmente non implica
giudizio su questa crisi non implica non concepire in modo critico l'invasione di Putin verso l'Ucraina, non implica affatto non solidarizzare con il popolo ucraino che si trova oggetto di questa invasione, ma implica però guardare con lucidità al fatto che il tipo di guerra di cui stiamo parlando è l'analogo esatto di guerre come quella in Iraq, per esempio, che ha compiuto l'Occidente, e segna semplicemente la fine dell'idea che l'Europa e l'Occidente fossero dalla parte delle guerre giuste, del sistema di sicurezza appunto buono, che faceva le guerre buone e che reggeva l'ordine del mondo. Di fronte invece a questa situazione, ciò a cui assistiamo è la presa di coscienza probabilmente da parte dell'Europa che quel tipo di ordine non c'è più, e è molto preoccupante che la reazione sia una reazione che sembra spingere verso l'escalation, che sembra spingere verso, per esempio, addirittura un conflitto armato che coinvolge direttamente gli europei. La Germania, che ha deciso dopo decenni di politica contraria di inviare armi, concedere come produttore di armi l'invio di armi e di finanziare 100 miliardi appunto negli scorsi giorni, di finanziare l'armamento dell'Ucraina, è un fatto epocale e molto pericoloso, però è probabilmente il segno della sconfitta di quella chance che l'Europa aveva avuto di costruire una sicurezza euroasiatica, un sistema di sicurezza da Lisbona a Vladivostok, all'altro capo della Russia stessa, che è nel suo interesse naturalmente, perché è nel territorio che le sta vicino, e che invece ora è svanito come prospettiva. E quindi questi tre punti, la perdita della libertà, la perdita della potenza, della centralità come potenza, postcolonialismo, il crollo dell'architettura di sicurezza su cui si basava il nostro privilegio nel mondo, è un'offesa all'Europa, un grande danno, una grande ferita. Tu hai detto offesa per la precisione, inferta all'Europa. Trois conclusions. La première conclusion ou constat, c'est que on va vers une situation où soit un système dit libéral européen, mais qui n'est plus libéral, mais autoritaire, doit se stabiliser avec la violence. Et les seuls qui en fait sont contre cela sont les dites populistes. C'est intéressant à savoir ou à regarder que c'est les partis dits populistes, Marine Le Pen, FPE, le AfD, qui dans le discours de Corona, en fait, ont défendu la liberté. C'est très important parce qu'en fait, l'hégémonie culturelle sur la liberté est passée à droite. Donc il faut la regagner. Parce que si la liberté est à droite maintenant, donc la liberté est à droite, qu'est-ce que fait le système libéral, hein? Question. Donc on va vers une confrontation entre un système dit libéral qui devient autoritaire, et les seuls qui contestent sont les populistes. Donc on veut les deux, on ne veut pas les deux. On ne veut pas un système libéral qui devient autoritaire, mais on ne veut pas, nous, enfin en tant que gauche progressiste, moi je suis gauche progressiste, je ne veux pas devenir droite ou je ne veux pas devoir voter AfD pour défendre la liberté. Donc c'est un impasse. Hein? Première conclusion, que faire? Ok, quindi prima tre conclusioni che ci propone a partire da questa riflessione in tre punti sul quadro. Prima conclusione è quella che, prendendo spunto dalla migrazione verso un modello autoritario, significa che la prospettiva è un'Europa che deve cercare di stabilizzarsi, trovare un nuovo equilibrio, e questo nuovo equilibrio in questa ondata appunto autoritaria sembra essere un equilibrio imposto con la violenza, con la forza. Un equilibrio imposto con la forza e la violenza che paradossalmente trova come oppositori interni soltanto, di fatto, partiti di destra, populisti, i cosiddetti populisti. Cosiddetti populisti che tutti quanti, AfD in Germania, Marine Le Pen in Francia, la FPE in Austria, si pongono a destra.
e però diventano, e sono già stati in questi 2 anni, anche da un punto di vista ideologico, i difensori dell'idea di libertà, paradossalmente. Ora, questo pone una questione gigantesca, da un lato a chiunque sia culturalmente, si senta di sinistra progressista, perché si trova in una posizione in cui, come lei stessa appunto si autoproclama, una posizione in cui è impossibile andare a votare partiti di destra, che hanno una serie di altre idee, di programmi anche, con cui non si è d'accordo, ma che nello stesso tempo sono gli unici che difendono quel principio di libertà che non difende nemmeno più il centro liberale tradizionale. Quindi, questione aperta. È necessario riappropriarsi dell'idea di libertà, in qualche forma, anche in altri fronti ideologici, politici. Primo punto. Deuxième conclusion, ou question, et question à Fabio. J'ai entendu que Poutine a un plan et qu'il aurait préparé depuis certaines années avec la Chine une coopération financière. C'est-à-dire, si maintenant les sanctions de l'Ouest contre la Russie sont sur SWIFT, c'est-à-dire on coupera la Russie de tous les transferts économiques, financiers, on coupera les oligarches de leur argent dans la Suisse, que c'est en fait une leurre. Parce que Poutine, et c'est une question, j'ai entendu ça, mais c'est difficile à faire la vérification, que Poutine se reportera sur la Chine, il sera capable de survenir le sévrage de l'Ouest. Et si après l'Ouest, nous, on demandera de gaz à nouveau, parce que nous, on est aussi dépendants de la Russie, Poutine arrivera et nous dira, oui, d'accord, mais vous payera le gaz en renminbi, en yuan, en Chinese currency. Donc, que le plan de Poutine financier de tout ce qui se passe en Ukraine serait en fait de torpedo la suprématie du dollar. Je pose ça comme question mark, probablement Fabio sait plus que moi. Alors, le second point riguarda un'idea strategica che viene attribuita a Putin e che lei ha sentito da fonti attribuire a Putin, ma di cui le piacerebbe sapere quanto sia affidabile come idea, e lo chiede a Fabio quanto lui ne sappia di questo, cioè l'idea che Putin abbia in realtà in testa, in realtà in accordo con la Cina, dietro al conflitto in Ucraina, che è un conflitto con l'intero Occidente, una sorta di attacco all'egemonia del dollaro nel mondo, che è proprio fondato su ciò che l'Occidente ha fatto per reagire a Putin, cercando di tagliare il cordone ombelicale della Russia e del sistema finanziario russo dal sistema finanziario mondiale, attraverso la mossa che tutti abbiamo sentito sui giornali, per esempio dell'esclusione da SWIFT, da questo meccanismo di transazioni finanziarie tra banche a livello internazionale, di parte delle banche russe, per esempio, e poi con altre misure che hanno colpito anche la banca centrale russa. Queste mosse occidentali, che sono state una reazione all'invasione di Putin dell'Ucraina, in realtà, secondo questa visione, erano non solo previste ma anche preparate come un momento, un'opportunità per tagliare appunto il cordone ombelicale, non con quello occidentale, per spostarsi dalla Svizzera alla Cina, in realtà, come nuovo centro finanziario in concorrenza con i vecchi occidentali. Per esempio, tornando poi da noi occidentali, che comunque in Europa soprattutto dipendiamo dal gas russo, per esempio, a dirci ok, ve lo rivendo, ma lo pagate in renminbi, la moneta cinese, cioè non lo pagate più in dollari oppure in euro, perché anche in euro c'era la possibilità di pagarlo, lo pagate nella moneta cinese. E questo è un colpo duro per il dollaro che, come diceva prima Fabio, essendo moneta internazionale, ha avuto la possibilità di essere stampato dal nulla, anche a causa del fatto che tutti hanno bisogno di dollari. Troisième conclusion, question. Que faire, Emile? Que faire en tant qu'Européenne? Je n'en sais rien, parce que c'est très complexe, mais le souhait
le souhait qu'on devrait avoir en tant qu'Européen, c'est l'émancipation européenne. Quelque chose dont on rêve depuis longtemps, dont on rêve depuis le manifeste Ventotene de 44, les antifascistes italiens, merveilleux texte, qui était déjà un texte basé sur la citoyenneté européenne, dépassera les nations, la souveraineté nationale. Donc, s'il y a solution dans tout ça, la crise financière, la crise postcoloniale et la crise géostratégique, je dirais que, un, il faudrait faire sans les Américains. Il faudrait essayer sans les Américains sur le continent européen. D'ailleurs, ce n'est pas la tradition parce qu'avant 1949, il n'y avait pas les Américains sur le continent. Je sais que c'est presque illusoire parce que path dependency, les dépendances géostratégiques, digitales et tout, sont tellement que l'impact américain sur le continent européen est vaste. Mais si on, maintenant on veut discuter que faire en tant qu'Européenne, je dirais qu'il faut essayer de construire le continent européen, pas contre, mais sans les États-Unis. Il faut se débarrasser de l'hégémonie culturelle, l'hégémonie géostratégique et aussi l'hégémonie financière du GAFA, Google, Amazon américain. Voilà. Si on voudrait... Je sais que tu n'as pas fini avec la troisième conclusion, mais je t'interromps juste une minute pour... terza conclusione, rispondere alla domanda che fare, domanda celebre, resa celebre anche da Lenin. Che fare di fronte a questa situazione, di fronte a questi tre aspetti di crisi di cui abbiamo parlato per l'Europa? Parola d'ordine in fondo, l'emancipazione dell'Europa, cioè cogliere questo come opportunità e come necessità in realtà nello stesso tempo di emancipare finalmente l'Europa. Emanciparla in che senso? Emanciparla nel senso, esattamente nel senso in cui avrebbero voluto già emanciparla, per esempio, quegli antifascisti italiani che sull'isola di Ventotene, al confino, nel 1941, tra il 41 e il 43, scrissero il manifesto di Ventotene, in cui già si chiedeva e si proponeva la formazione di un'Europa unita che superasse il modello dell'Europa organizzata in stati nazionali sovrani. Non per togliere sovranità al popolo, però, ai cittadini, ma per creare una sovranità dei cittadini europei anche. E rispetto a questo ci sta per elencare, credo, altri tre aspetti di questa emancipazione. Il primo, lo ha già elencato, è il rapporto con gli Stati Uniti d'America. Emanciparsi per l'Europa come prima cosa, in realtà molto difficile, ma molto importante, sarebbe non a fare contro gli americani un passo appunto autonomo, ma senza gli americani. Senza vuol dire tante cose materiali, senza vuol dire avere una sicurezza e una difesa, per esempio, che non dipendono dall'America, dalle sue basi nel territorio, come dipendono dal 1949. Però prima del 49 non era così. Senza vuol dire, certo, trovare il modo di rendersi indipendenti su tutte quelle infrastrutture del digitale che fanno l'economia contemporanea, che ci rendono per ora totalmente dipendenti invece dall'America. Questo è un primo aspetto di emancipazione europea. Diana Dotto. Je vais finir. Oui. J'appelle ça en un mot, trouver la République européenne. Je trouve que entre la démocratie et la République est le mot d'ordre supérieur, qui est en fait la jouellerie de l'histoire idéologique de l'Europe. Platon, Cicero, Rousseau, Kant, la République. La République, et je parle à Fabio maintenant, la République contient un modèle économique anticapitaliste. Parce que la République en soi, c'est res publica, donc un ordre commun qui est pour le bien de tout le monde. C'est autre chose qu'une démocratie qui permet un capitalisme aberrant. Donc, retrouver la République européenne, pour moi, c'est en un seul mot, en fait, un projet utopiste peut-être, mais qui assurera l'émancipation européenne,
qui assumera un changement de modèle économique dans un sens de commonwealth, dans un sens d'économie communautaire, et établir cela en tant que projet émancipatoire. En fait, c'est ce que dont je rêve. Hein. Évidemment, pratiquement, il faudrait discuter comment, mais tout passe, et c'est ça le projet européen depuis toujours, tout passe par transcéder la conception d'une souveraineté nationale. Je cite Hannah Arendt qui a dit « If man wants to be free, it's sovereignty that he needs to let go ». Donc, si l'Europe a un projet, c'est nous qui désignons, enfin qui dessinerons la transcension du concept de la souveraineté nationale pour en terminer en République européenne et pour, en fait, construire ici un modèle économique, res publica, pour le bien de tout le monde, qui unit le continent européen. Peut-être illusoire, mais je trouve que dans les temps de grandes dystopies, il faut des grandes illusions pour s'en sortir. Merci de votre attention à tutti. Grazie, merci a toi. In una parola, in realtà, questo movimento di emancipazione si può definire, secondo Ulrike Guerau, con l'espressione ritrovare la Repubblica Europea. Laddove la parola Repubblica è una parola che ha un senso pregnante, molto importante e differente da quello di democrazia, semplicemente. Perché nella parola Repubblica, che è profondamente appartenente alla tradizione del pensiero politico europeo, da Platone, per pensare a Kant, arrivare a Kant, nella parola Repubblica è contenuta esattamente non soltanto l'idea di un certo modello politico di organizzazione, che è fondato sull'idea appunto di un patto di cittadinanza comune, ma c'è anche, per rispondere a Fabio, ammiccando diciamo al discorso di Fabio, un modello economico differente, un modello sociale ed economico differente, perché la parola Repubblica si fonda, è un modello di società che si fonda sul bene comune, sui commons, come vengono definiti in inglese oggi, infatti non a caso. Quindi su un modello che non è quello del capitalismo neoliberista o neoliberale odierno, ma ha una capacità di ricostruire appunto beni comuni, comuni a tutti i cittadini. Ed è attraverso, tra l'altro, l'idea di Repubblica Europea che è anche possibile trascendere un altro concetto che forse è il concetto più frenante di tutti per il progresso e per la libertà umana, come la frase di Hannah Arendt che ci ha citato indica, che è quello di sovranità. Trascendere la quale, dal punto di vista delle sovranità nazionali, è la via, come dire, imprescindibile in realtà, per recuperare, per ritrovare effettivamente una piena libertà umana dentro appunto una comunità, però, dentro un vivere assieme. E certo, può sembrare illusorio, può sembrare utopico, può sembrare difficile, però nel momento in cui si vive un'epoca difficilissima, estremamente distopica, estremamente fatta di incubi, potremmo dire, l'unico modo forse per uscirne è pensare in utopico, appunto. Grazie a Ulrike, che ha ringraziato naturalmente tutti noi per l'ascolto. Forse, se siete d'accordo, prima del nostro intervento che farà Francesco, chiederei a Fabio se vuole rispondere alla domanda su di Putin, Swift, il renminbi, eccetera. Sì. Io penso che quella sta girando molto questa idea della questa ipotesi della de-dollarizzazione, no? Diciamo, dell'economia mondiale, che secondo alcuni appunto è l'obiettivo ultimo e un po' nascosto di questa crisi scatenata da Putin. Può essere sicuramente un obiettivo questo di Putin. Io penso che l'obiettivo
principale sia quello appunto di, come ha detto lui, tra l'altro, demilitarizzare, cioè distruggere le infrastrutture militari appunto dell'Ucraina, sulla base appunto di un conflitto geopolitico che andava avanti da tempo, ovviamente. Ma può darsi che si sia anche questo obiettivo di lungo termine, che sia quello di de-dollarizzare appunto l'economia mondiale. Un altro commento rapido sulla questione dello SWIFT e sulla chiusura appunto degli scambi internazionali con potenziale crisi dell'economia russa, del rublo, eccetera, che invece sembrerebbe essere l'obiettivo appunto, diciamo, della NATO e soprattutto degli americani, no? Di creare appunto questa, di sgretolare in qualche modo l'economia russa. E questa cosa chiaramente, la questione dello SWIFT è interessante, perché sono sanzioni che sono state applicate in modo parziale, tutto sommato, cioè sia gli americani che gli europei sanno che è tutto connesso, voglio dire, a livello finanziario, quando si parla di transazioni internazionali e anche semplicemente di, diciamo, di scambio di valute, eccetera, ci sono sistemi talmente complessi anche di derivati, come i currency swaps, per esempio, che se dovessero essere interrotti creerebbero degli enormi problemi non solo alla Russia, ma anche a tutti gli altri che fanno parte del giro, diciamo. Per cui si creerebbero delle voragini all'interno del sistema appunto finanziario internazionale. Ora, questa cosa potrebbe anche essere voluta in un certo senso, proprio per creare un'altra volta la necessità appunto dell'intervento delle banche centrali, che sarebbero legittimate a creare ulteriormente enorme quantità di denaro dal nulla e appunto sostenere l'economia finanziaria. Quindi anche questo è molto ambiguo, questa situazione è molto ambigua. In ogni caso mi pare che si confermi questa idea, insomma, che il conflitto ha, tutto sommato, la causa del conflitto rimane economico-finanziaria, e ha a che fare, dal mio punto di vista, come ho detto precedentemente, appunto con il tentativo di tenere in piedi un sistema che oramai contiene un rischio enorme, una volatilità appunto enorme. Ma su questo magari torneremo poi nel dibattito. Ok, grazie Fabio. Ulrike, tu hai compris la réponse di Fabio? Tu n'as pas. D'accord. Ok. Capito, non parlato, capito. Ma capito, perfetto. C'est l'important. Oui, à mon avis, c'est la politique linguistique de la République européenne. Chacun doit apprendre 3 ou 4 langues dans le passif et doit continuer à parler sa propre langue, tout simplement. Umberto Eco, Umberto Eco, l'Europe et la traduction, Umberto Eco. Oui, c'est ça. D'accordo. Allora, adesso, per lasciarlo questo spazio al dibattito, l'intervento che abbiamo preparato io e Daniela vuole essere, in realtà, cercherà di essere breve, lo pronuncerò io cercando soprattutto di mettere alcuni stimoli in più, per vedere poi anche noi stessi, penso che abbiamo delle domande da porre sia a Ulrike sia a Fabio. Quello che noi volevamo dire, in aggiunta e un po' a complemento di delle cose che non sapevamo già che avrebbero detto loro, ma che in parte potevamo aspettarci, è forse una terza prospettiva che anche qui in questo caso è coerente con tutto quello che è stato detto, non è effettivamente, non contrasta affatto, anzi inserisce piuttosto bene in questo quadro. E noi volevamo sottolineare che una delle caratteristiche, secondo noi, più preoccupanti di questo grignotement, come diceva prima Ulrike, di questa rosicchiare la vita democratica, la vita repubblicana, potremmo dire, appunto prendendo alla lettera la giusta osservazione di Ulrike Guerau, i beni comuni, infatti, anche, uno degli aspetti più preoccupanti che sta conoscendo negli ultimi decenni questo fenomeno ed è emerso fortissimamente in questi 2 anni, ciò che possiamo chiamare tranquillamente lo scientismo,
quello che già nel secondo Ottocento veniva chiamato lo scientismo, la religione della scienza, cioè l'atto di fede nei confronti della cosiddetta scienza, come se appunto esistesse un'idea univoca di scienza con una dottrina altrettanto univoca, con dei suoi sacerdoti a cui affidarsi, con dei suoi rituali, con delle sue con dei suoi sacramenti anche, potremmo dire, e poi quindi c'è una comunità di credenti, fuori da questa comunità ci sono gli eretici, i non credenti. Attenzione al fatto che questo tipo di logica non è una metafora solo, quella religiosa, io penso veramente che sia visibile nel comportamento quotidiano che è stato indotto in tante persone e che sia visibile nella retorica che è stata adottata politicamente e mediaticamente e che fa parte, anzi forse è uno delle, diciamo, degli strumenti più potenti di quella deriva autoritaria di cui parlava prima Ulrike Guerau, esattamente. E, è un problema grave anche perché proprio la storia europea ci insegna quanto nel momento in cui si mescolano la sfera religiosa e la sfera politica, proprio in Europa noi sappiamo da tutta la storia moderna quali guerre fratricide ne derivano, quali violenze derivano da questo. E ne hanno fatto l'esperienza tutti i paesi europei, in realtà in una forma o nell'altra, se risaliamo sufficientemente all'indietro, per esempio al 5-600. Oggi però ci sono delle forme specifiche da riconoscere in questo, che sono legate soprattutto a delle conseguenze dello sviluppo economico, ancora una volta, ma quello dell'economia reale però anzitutto, almeno in partenza. E penso alla specializzazione, cioè alla divisione del lavoro sempre più minuta, sempre più appunto specializzante, divisione del lavoro che tocca anche la sfera intellettuale, anche il lavoro intellettuale, il lavoro di ricerca, il lavoro di ricerca applicativa, si è andato specializzando sempre di più, creando appunto queste figure di esperti che sono esperti di piccoli aspetti, di linguaggi molto tecnici, di concetti sempre più complessi anche, che non sono più alla portata di tutti gli altri. E un'altra caratteristica è l'asservimento crescente di questo processo di specializzazione, di ricerca conoscitiva, a un utilitarismo economico, soprattutto legato naturalmente all'applicazione delle conoscenze, quindi alla tecnologia, allo sviluppo della tecnologia, un'idea di tecnologia che è un'idea di tecnologia, non è che sia la tecnologia per forza concepibile così, la tecnologia è un dato naturale della specie umana senza ombra di dubbio, perché la specie umana fonda la sua sopravvivenza materiale sul pianeta da un punto di vista biologico, sulla capacità da un lato di condividere lavoro, di dividersi il lavoro, e dall'altro lato di crearsi degli strumenti che potenziano le capacità del proprio corpo. Quindi niente da dire su questo, ma l'idea di tecnologia in cui noi viviamo oggi è figlia però di questo contesto scientista di cui parlavo, religioso appunto, in cui la tecnologia non è più uno strumento di adattamento, ma è uno strumento di profitto e di produttività. E l'automazione, tutto il discorso fondato sugli algoritmi, fondato sul nesso ormai fortissimo e già avvenuto di fatto su molti fronti della ricerca tra il biologico e il tecnologico, naturalmente si connette strettamente a quella logica autodistruttiva intrinsecamente del capitalismo finanziarizzato di cui ci parlava prima Fabio Vighi, quella sostituzione del lavoro e del senso e del valore del lavoro con il valore del denaro che crea denaro e che si fonda su da un lato una svalutazione del lavoro umano sempre di più, certo, ma dall'altro lato, siccome una certa base materiale reale serve pur sempre, questa base materiale reale sempre di più è assicurata attraverso appunto questa logica del profitto e della produttività come scopi del sviluppo tecnologico. E soprattutto però
in questo contesto appunto le figure degli esperti, che poi diventano figure mediatiche, che vanno in televisione, figure che vanno nelle scuole, figure a cui si appoggiano gli insegnanti a tutti i livelli scolastici, inclusa l'università, e per cui si crea il timore di andare fuori dal proprio seminato, dal proprio confine disciplinare, e lo svuotamento di conseguenza del dibattito pubblico, perché il dibattito pubblico non è più un dibattito pubblico, è una sorta di cacofonia, non un coro, una cacofonia di esperti di singole materie convocati per raccontarci la verità. Ora, questo, secondo noi, è profondamente sbagliato rispetto alla realtà delle cose, profondamente sbagliata come visione rispetto alla realtà delle cose, perché la realtà delle cose e del mondo in cui viviamo è una realtà interconnessa, sistemica, complessa, in cui non esiste per definizione nessuno che possa definirsi esperto di alcunché, in realtà, ma può esistere qualcuno che possa mettere a disposizione di quell'intelligenza collettiva che da sola soltanto può pensare di avere una complessità sistemica comparabile a quella del mondo, mettere a disposizione le proprie conoscenze personali più specifiche, ma non perché è un esperto unico titolato a parlare del suo campo, ma perché è la persona che può meglio mettere a disposizione di tutte le altre ciò che del suo campo, in cui ha esperienza più specifica, può interessare anche gli altri dal suo punto di vista. Ha un dovere, un compito di divulgare, di rendere traducibile per gli altri ciò che scopre. O ciò che sa. E questo è un dovere politico, civico, etico di enorme importanza anche da un punto di vista collettivo. Quindi non soltanto da un punto di vista materiale, perché lo ripeto, in realtà questo mondo di esperti è il mondo che ci sta portando al suicidio di massa, all'estinzione di massa, questa parcellizzazione del sapere, questi piccoli campi in cui ciascuno sa una piccola cosa, non ci fanno vedere i grandi problemi. E questo ci porta all'autoestinzione, almeno al rischio grande di autoestinzione che ormai le persone coraggiose che nel mondo cercano invece ancora di riflettere da scienziati, da intellettuali, ai problemi in generale, con rigore massimo possibile, ormai stanno facendolo capire con grande chiarezza e con ragionevole anche, direi quasi certezza, insomma, che lo scenario dell'autoestinzione è uno degli scenari possibili che abbiamo di fronte, forse uno dei più accreditabili in questo momento purtroppo. Però non c'è soltanto questo, c'è anche, strettamente legato a questo in realtà, il fatto che se ci riempiamo la bocca di democrazia o di Stato liberale, Stato di diritto, di tutta una serie di valori appunto che, di cui ci riempiamo tutti i giorni la bocca, a scuola, nei media, nella politica, eccetera, e nello stesso tempo andiamo verso questo modello dell'esperto unico titolato a parlare quando il tema è quello, di qualcuno che decide qual è il tema, perché si potrebbe anche parlare di questo, no? Che il coronavirus come tema fosse l'appannaggio solo dell'epidemiologia, persino dentro la medicina c'erano tante persone che lo contestavano, perché era un'idea talmente demenziale pensare che ci sia una disciplina a uno, c'è cioè una corrispondenza bionivoca a uno tra una singola disciplina e un singolo problema. I problemi reali sono sempre multidisciplinari e richiederebbero sempre quindi tanti punti di vista, che è il discorso che faceva Daniela introduttivo, sul perché ci serve politicamente, in un senso nobile, il dialogo tra punti di vista diversi oggi. È un po' un antidoto anche appunto, non solo a questo scientismo, ma è anche un antidoto all'idea, l'altra grande religione della concorrenza, della competizione pura. Allora, questo scientismo in cui ci troviamo è la premessa di qualcosa che già vediamo in atto e che già accennavo prima, cioè l'automazione, l'algoritmizzazione, non nei processi produttivi semplicemente, non laddove può essere persino utile perché toglie la fatica del lavoro all'essere umano, ma cosa invece molto preoccupante è l'automazione e l'algoritmizzazione applicata alla politica, alle scelte collettive. Cioè ridurre la politica a una ingegneria, come se vi fosse appunto per un dato problema alla fine la soluzione tecnica. E ci stiamo assistendo non solo sul piano della politica, ma anche sul piano di altri saperi che vanno definiti come dei saperi pratici,
che non hanno lo stesso statuto della ricerca fondamentale, per esempio nelle scienze naturali e fisiche, e che sono i saperi non solo della politica, appunto, ma dell'educazione, della medicina e dell'arte, che sono tutte delle sfere dell'azione umana che hanno a che vedere con un fare, che si confronta non solo con delle conoscenze di tipo scientifico naturale, sempre, certo, per tenere conto della realtà di fatto, ma si confronta anche sempre con un soggetto molto concretamente determinato che incarna quel sapere in quel momento e che lo cerca di applicare a una situazione specifica, data, singolare. E per questo non è automatizzabile. Ma noi siamo in un paradigma di società che sta cercando di dirci che è automatizzabile. Dobbiamo farci molta attenzione, perché questa è una ricetta veramente suicida. Quello che conta qui è semplicemente dire che, alla luce di questa riflessione, per noi sarebbe veramente importante, tra le altre cose, recuperare anche una postura, diciamo, nel discutere delle cose da persone che sono preoccupate e che vogliono rispondere proprio alla domanda che si poneva Ulrike: che fare? Che è la domanda che incombe nell'etica, diciamo, dell'essere umano e anche della sua ricerca di senso per la vita: che fare? Come dare un contributo, come dare significato, appunto, alla propria partecipazione? Pensiamo che sia importante provare a declinare questa riflessione personale, per il contributo personale, in termini personali anche. Che non vuol dire non con rigore, che non vuol dire senza rispettare le specializzazioni e ciò che ci danno anche di sapere, di fondatezza anche nel sapere. Ma vuol dire, con onestà intellettuale, fare un bilancio di volta in volta di ciò che è la situazione nel proprio punto di vista, alla luce delle proprie conoscenze più autentiche, personali, e poi proporlo agli altri per metterlo a disposizione del dialogo. E allora, facendo questa rapidissima operazione per concludere il nostro contributo, se noi pensiamo in questi termini personali, semplicemente a che cosa sta succedendo, che cosa ci è successo, cosa è cambiato e cosa andrebbe cambiato, ci sono due versanti che vediamo. Pensando proprio personalmente, noi siamo qui e ci domandiamo che fare. Da un lato c'è un che fare che sentiamo sempre più urgente, che è di sopravvivenza materiale. Cioè, la situazione ci sta ponendo in condizione di domandarci, domani, di fronte alle crisi perpetue emergenziali, al rischio di impoverimento fortissimo legato allo scoppio di queste bolle, di fronte all'autoritarismo montante, di fronte alla perdita di libertà, come sopravviviamo anzitutto materialmente? Cioè, si sta ponendo, e come si pone a noi, siamo sicuri che si pone collettivamente, e questa è una delle potenze di fare autoanalisi, diciamo, per portarla poi a condividerla con gli altri, si sta ponendo una domanda di fondo che non si poneva da decenni, che mette in questione il sistema stesso che ci assicurava la sopravvivenza materiale prima, fondato sul salario, appunto, fondato sui flussi. Noi viviamo in un sistema fondato sui flussi. Le città sono fondate sui flussi, le scorte di sopravvivenza di una città energetica, dell'elettricità, del riscaldamento, del gas, alimentare, non sono ormai ridotte ai minimi termini, perché siamo in un sistema fondato sull'idea che tutto circola continuamente, tutto è iperprodotto con facilità, il denaro costa appunto poco, diciamo facilita, diciamo, queste circolazioni, e quindi sono i flussi che ci assicureranno la sopravvivenza materiale. È evidente che questo tipo di logica, di fronte invece a una crisi molteplice del sistema, tra cui quella ambientale, che più che essere tra cui è in realtà il grande assente, diciamo, il convitato di pietra di questa sera, e faremo poi un incontro su questo, però mette in questione che noi possiamo essere certi che i flussi continuino, anzi ci dà la certezza che ci sono dei flussi che sono destinati a interrompersi. Allora, da un punto di vista personale proprio, uno si domanda: come farò a gestirmi, cosa mi serve? Ritorniamo a pensare a cosa mi serve. Cosa mi serve? L'acqua, mi serve mangiare, mi serve dell'energia per scaldarmi, per fare. Senza energia non faccio. Come mi garantisco queste tre cose? Secondo noi una pista si apre se ci si riflette seriamente a questa domanda, non in termini individualistici, egoistici però. Ci sono quelli che dicono: ok, adesso prendo e vado a costruirmi la mia isola felice da solo. Peccato che il mondo interconnesso
e di grandi ineguaglianze non abbia più nessuna isola isolabile dalle altre veramente. La domanda va trasferita collettivamente, cioè se vogliamo cambiare il modello e il sistema dobbiamo riporci la domanda: la sopravvivenza materiale come si può garantire in modo alternativo rispetto a quel sistema di produzione che ce lo garantiva fin qui? Ed è una domanda al cuore della crisi di fronte alla quale ci metteva Fabio, ed è una domanda pertinente rispetto al concetto di repubblica che tirava fuori Ulrich, naturalmente, di bene comune. Prima cosa. Seconda cosa, cosa posso fare? Qual è la nostra situazione personale? Beh, oltre a sopravvivere materialmente, se voglio sopravvivere, devo anche contribuire a individuare qualcosa che si può fare insieme per cambiare il sistema, non solo appunto in termini di riflessione materiale, ma in termini proprio di azione politica, evidentemente, che se non c'è un progetto, se non si costruisce e condivide un progetto, non ci potrà mai essere cambiamento. E questo riguarda la costruzione delle istituzioni. E in questo la situazione personale, penso di ciascuno di noi ancora una volta, è anche qui drammatica e nello stesso tempo piena per questo di possibilità di cambiamento. Per noi personalmente abbiamo credo tre opzioni. Un'opzione è l'indifferenza o il lasciarsi schiacciare dalla complessità degli eventi e il comportarsi come sudditi. Attenzione a questa opzione, perché è la cosiddetta profezia che si autoavvera, cioè ci comportiamo già come il sistema sta andando a chiederci di comportarci. Quindi favoriamo i processi, non è la nostra scelta. Una seconda opzione è quella di pensare che esistano già le strutture istituzionali dentro le quali fare politica e costruire un progetto alternativo, e sono quelle appunto tradizionali a cui siamo abituati. Purtroppo sono istituzioni di tipo nazionale, sono quelle legate alla politica nazionale, ai partiti di livello nazionale, che per ragioni strutturali, che credo che questa sera siano emerse veramente con dirompenza, sono appunto strutturalmente inadeguate a rispondere alla domanda. Non perché si debba essere contro o a favore, ma perché sono strutturalmente di taglia troppo piccola per rispondere alle domande globali, o quantomeno continentali, a cui possiamo provare a rispondere. E dall'altro lato abbiamo degli strumenti europei, non solo ancora incompiuti e imperfetti, ma che nello spirito sembrano profondamente distanti dal sogno appunto repubblicano, democratico, di partecipazione, di consapevolezza civica che avevano i loro padri fondatori, e che sono per di più in questa crisi che stiamo vivendo oggi anche in apparenza totalmente allineati non su una emancipazione europea, ma su una sorta di asservimento, direi, dell'intera Europa, che si è unita, oggi si è unita quanto mai prima sulla difesa, ma si è unita per fare qualcosa che non è veramente nel suo interesse fatto in questa maniera, o quantomeno è pieno di rischi per i propri interessi, purtroppo. E quindi c'è un secondo problema da affrontare, su cui noi crediamo che la risposta di Ulrich Guerau sia probabilmente la risposta da coltivare però insieme, appunto, no? Partendo da questo quadro, da questa idea, farla crescere, modificandola anche, come deve succedere in queste cose, ma è veramente uno spiraglio di speranza per il quale varrebbe la pena di investire energie, ciascuno nel proprio piccolo, nel modo in cui riesce, e già cercare di discuterne, di diffonderne l'idea è un modo per farlo. J'ai une question pour toi, Ulrike, e la question est la suivante. Tu nous as parlé de la République européenne, mais il n'est peut-être pas trop clair la distinction qu'il y a à faire entre la République européenne, donc l'utopie dont tu nous as parlé, d'un côté, et de l'autre côté, le fait que face à la menace russe aujourd'hui, ou ce qui est nommé la menace de la Russie contre l'Europe, on a obtenu, du point de vue de nombreux des pro-européens de tout notre continent, on a obtenu pour la première fois des actes, des décisions qui avaient été attendues depuis longtemps dans le domaine de la défense, dans le domaine de la politique étrangère.
Donc l'unité, ce que dans la tradition de Spinelli lui-même et des fédéralistes européens était l'un des buts essentiels. Et donc je sais très bien que les pro-européens et les fédéralistes même en Europe sont très, très contents, très enthousiastes même de ce passage historique, car la vision qui domine est une vision de, finalement, de construction européenne qui peut-être va s'achever. Quelle est la différence, à ton avis, s'il y en a une, ou bien peut-être ce n'est pas une question de différence, mais c'est une étape vers ce dont tu nous parles. Mais comment peux-tu nous dire que l'Union européenne aujourd'hui n'est pas ce que elle pourrait et devrait être? Et la domanda è, se vuoi, la dico per tutti, ci hai parlato di Repubblica Europea, ma stiamo facendo in questo momento un passo avanti di unità europea inedito e che tutti quelli che si occupano di unità europea aspettavano da decenni e pensavano fosse il passo decisivo, cioè la difesa unica. Siamo vicini, diciamo, comunque a prendere delle decisioni in termini di difesa, di politica estera uniche. E quindi, in apparenza, per chi pensa europeo e per tanti amici nostri che sono pro-europei, questo è un momento di avanzamento per l'Europa, non di buio per l'ideale europeo. Non per noi in realtà, certo, però vorremmo sapere in che senso invece per te è un momento buio. Très court, non capito tutte le cose che Gialna ha detto e Sergio, but poco. Almost, ok. Almost. Je veux revenir à la question qui a été posée sur qu'est-ce qu'il y a les différences entre un modèle fédéraliste et républicain de l'Europe. Il me semble, d'ailleurs, je ne veux pas faire de vente, mais un de mes livres a été traduit vers l'italien, Una nuova guerra civile, où j'étais à la foire de livres à Turin en 2019, où ça a été présenté. Il y a des abstraits courts. Mais ce que je veux dire, l'essentiel, c'est que je pense, dans la dernière décennie, on a vu un changement de paradigme par rapport à l'Europe. Et le changement de paradigme correspond à la notion de la souveraineté, which needs to go. C'est-à-dire que les États ne sont pas ou ne devront plus être les acteurs de l'Europe, mais les citoyens. Je pense que c'est un moment important qu'on a vu pendant la crise bancaire. Parce que pendant la crise bancaire, on a vu pour la première fois que des citoyens européens étaient posés contre d'autres citoyens européens. Les Allemands contre les Grecs, les Néerlandais contre les Italiens, les PICS, voilà. Et là, je pense, il y a une auteure italienne, Donatella Della Porta, qui a beaucoup écrit que ce moment où nous avions été posés l'un contre l'autre, c'était un moment de awareness, de réalité. Consapevole, oui. Voilà, qu'on était tous ensemble et qu'on réclame une représentation politique commune. C'est-à-dire que, si je dis changement de paradigme, les États ne sont plus les acteurs de la construction européenne, mais les citoyens. Si je dis les États sont les acteurs, je parle de l'intégration européenne. Si je dis que les citoyens européens sont les acteurs de l'Europe, je parle d'une démocratie européenne, intégration, démocratie, État, citoyen. Si on est en plein dans ce mouvement, sans le voir déjà, ça a une conclusion. Et la conclusion, c'est que la prochaine chose de réclamer pour l'Europe, la seule et unique chose de réclamer, c'est ce qu'on appelle the general principle of political equality, le principe d'égalité devant la loi pour tous les citoyens européens. Donc, si j'ai dit égalité devant la loi pour tous les citoyens, ça ne veut pas dire uniquement que nous sommes tous citoyens d'un marché commun ou qu'on a tous l'euro dans nos pochettes.
Ça veut dire que dans ce que Pierre Ozanvallon, le sociologue français, appelle le sacre du citoyen, le sacre de la citoyenneté, c'est-à-dire droit politique, droit social et droit de vote, donc taxation, le vote et le droit social doivent être égaux pour tous les citoyens de l'Europe. Je pense que c'est ça à réclamer, parce que ça nous mettrait en position de réclamer une représentation commune qui est basée sur les citoyens, basée sur les droits égaux, y compris le sacre du citoyen, donc dépasser le stade d'une citoyenneté de marché qu'on a aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Et je pense qu'avec cette réclamation, on peut faire un mouvement politique, parce qu'il me semble au moins que c'est aussi la raison principale pour le populisme qu'on désole tous, parce que les Européens de l'Est se sentent second classe. Hein. Donc si on leur offrirait une citoyenneté européenne à base sur droit égal, je pense que ça pourrait faire un mouvement européen qui, en fait, nous amènera à une démocratie européenne, parce que les droits égaux des citoyens est la condition nécessaire, sinon pas suffisante, de chaque démocratie et donc de chaque unité politique. Il me semble que c'est une réclamation jouable. On en discute déjà. On discute déjà de European Basic Income, on discute déjà d'une assurance chômage européen. Et je pense que le slogan devrait être une marché, une monnaie, une démocratie, hein, basée sur les droits égaux. Je pense que c'est jouable et je pense que c'est une offre honnête, parce que si le populisme à l'Est, notamment, est basé sur un sentiment de ressentiment de ne pas être traité à égal, d'égal à égal, l'égalité devant la loi serait la réponse. Et c'est exactement, en fait, la définition de la République. La République, dans Cicero, chez Cicero, c'est exactement ceux qui se soumettent à la même loi. Donc, voilà. Et c'est très important de comprendre que Spinelli, les fédéralistes et tout, je pense que, d'une certaine manière, on a opéré avec, je dirais pas le mauvais mot, mais c'est incomplet. Parce que dans la théorie, au moins, et la théorie joue, le républicanisme, enfin le modèle républicain, donc égalité des citoyens devant la loi, est essentiel et est la suprématie pour chaque ordre politique. C'est-à-dire que normativement, le républicanisme est au-dessus du fédéralisme. Par exemple, tout le monde est république et puis après, on décide si on veut être fédéral ou pas. La France, la Pologne sont des républiques, mais des républiques centralisées. L'Autriche, l'Italie, l'Allemagne sont des républiques, mais des républiques fédérales. Donc, fédéralisme ou pas, c'est un principe d'ordre qui se joue sur la deuxième chambre. Mais le républicanisme se joue comme ordre constitutionnel qui est la base de toute démocratie, c'est-à-dire l'égalité des citoyens devant la loi. Et je pense que c'est central. C'est central pour l'avenir de l'Europe. Ok, quindi riassumendo molto brevemente la tua risposta, centrale per il futuro dell'Europa dal tuo punto di vista è appunto il modello repubblicano, perché il modello repubblicano è centrato sul cittadino, sull'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, che non vuol dire soltanto l'uguaglianza nei tribunali, ma vuol dire l'uguaglianza nel senso pieno, anche sociologico, e citavi Ozanvallon, pensatore francese, da questo punto di vista, cioè i diritti politici, l'uguaglianza di diritti politici, per esempio il diritto di voto, e l'uguaglianza di diritti anche di tipo sociale, per esempio anche riferita alla fiscalità. Tu pensi che questo è contenuto dentro l'idea di Repubblica, che è un piano più generale di patto di cittadinanza democratica, rispetto al quale poi il modello federale o meno è solo una questione di più centralità, meno centralizzazione o più centralizzazione del potere, che si gioca tutto su un assetto istituzionale, per esempio sulla seconda Camera, come sappiamo, il Senato, che gioca un ruolo di rappresentanza degli stati federati, negli stati federali, e invece non gioca quel ruolo, per esempio, in Italia, che non è uno stato federale. Questa cosa per te è fondamentale, perché è rigiocabile anche nei confronti dei paesi dell'Est e dei cittadini dell'Est, che si sentono cittadini europei di seconda classe
e rispetto ai quali invece la proposta di una uguaglianza di cittadinanza piena, di patto di cittadinanza europea, potrebbe essere molto appetibile, e quindi unire un movimento anche con i cittadini dell'Est Europa. E dall'altro lato è esattamente quello che ci manca, però, dal tuo punto di vista. Abbiamo la moneta, abbiamo il mercato, forse adesso stiamo andando anche addirittura verso l'avere la difesa, quindi ci sarebbe lo spazio per chiedere e costruire un movimento politico che chieda la democrazia europea vera e propria, in quanto non tecnicismo di procedura, ma uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, nel senso pieno del termine, anche fiscalmente, anche appunto in termini di diritti. Che risponde, come suggerisce Daniela, in parte anche a Jalna, in realtà, non nel senso del cosa faccio quando mi alzo la mattina, forse, anche se qualcuno di noi può anche pensare di alzarsi la mattina e, per esempio, cioè, lavorare a costruire un movimento del genere. Qualcuno lo può fare, ma non in tanti, però è normale questo. Ma nel momento in cui qualcuno si prende la briga di farlo, si crea una proposta a cui anche chi si alza la mattina e deve pensare a tantissime altre cose per motivi di vita, di condizioni, di situazione, nel momento in cui si crea però un'offerta politica che risponde di più alle sue aspettative, diventa più facile per tutti fare anche un pezzettino piccolo, ma contribuire. Ed è l'unica speranza che abbiamo, aggiungerei io, nel senso che la via d'uscita è politica. Cioè, diceva anche prima Fabio, non è immaginabile quale sia il modello nuovo che si crea concretamente, però una cosa è certa: non basta sperimentarlo in un micro contesto, o diventa proposta politica intelligente che legge tutte le dinamiche di realtà e che quindi fa delle proposte costruttive alternative, oppure non abbiamo nessuna chance, insomma, di uscirne da problemi così grossi e così complessi. Quindi ci vuole qualcuno che se ne fa carico di pensarla, di condividerla, di costruirci delle strutture anche politiche, e questo è prerequisito per tornare a far sentire anche tutti i cittadini, anche quelli che possono dare poco nella loro personale, che quello che stanno facendo però serve a qualcosa di collettivo. È la politica come era un tempo, quando eravamo ancora delle democrazie, quando avevamo ancora dei partiti, che c'è stato qualche decennio forse in cui i partiti effettivamente funzionavano abbastanza così. Quindi l'Europa adesso fa, sì, esatto, e questo è il problema che rimane anche a noi sicuramente, cioè non è detto che ci si riesca, può darsi che le cose degenerino in altri modi, e penso che tutte le introduzioni ci abbiano detto i modi degenerabili. Ne mancano solo due: la guerra nucleare e naturalmente la crisi ecologica, nel momento in cui già ha superato certi livelli, ma superati certi altri livelli diventerà ingestibile tecnicamente, e quello rende molto più difficile fare alcun progetto politico. Quindi questo ci aggiunge anche che abbiamo fretta, cioè che c'è una certa, si dice, finestra di opportunità. In politica esistono le finestre di opportunità, non è che le idee, magari poi se ne ripresenteranno altre se non ci estinguiamo, per carità, però nell'arco di una vita di solito non ce ne sono tante di finestre di opportunità, e ce n'è una adesso sicuramente, difficile, nello stesso tempo vitale. Ed è vero che ci sono dei segni, il fatto stesso che noi siamo qui insieme stasera a parlarne, lo ripeto, non va sottovalutato, è una cosa che esiste, e il fatto che esista, se poi si coltiva e se risponde a dei bisogni reali, può anche crescere, deve rispondere a dei bisogni reali, naturalmente.